Oh, ma guarda, ti sei perso! È facile perdersi in questa piattaforma incredibile. Dove ti trovi? Semplice! Ti trovi sul canale Godoverse TV, l'unico canale, pensa, che trasmette cultura godoversica. Allucinante, guarda. Cosa sarebbe il Godoverse? Beh, il Godoverse è un universo molto lontano dal nostro, ma per quanto assurdo, pazzesco e incredibile, molto simile al nostro, ma tu guarda. Pensa, nel Godoverse ci sono fazioni, combattimenti, personaggi strani che sono veramente fuori dalla nostra portata, eppure hanno qualcosa di simile al nostro. Non puoi capire quanto è sporco sto tavolo. Ovviamente il Godoverse si è alimentato, pensa, dal Godo. Quante volte hai sentito questa parola usata in maniera errata? Il Godo è l'energia vitale del Godoverse che muove l'intero Godoverse. Ma tu pensa che cosa assurda. E le creature del Godoverse possono sentire ovviamente il Godo e pensa, possono anche produrlo sotto determinate circostanze. Ci vuole veramente determinazione a fare una cosa del genere. Che dici? Perché iscriverti a questo canale? Beh, se ti interessa vedere una persona che lucida le scrivanie, è il canale giusto per te. Ma se ti piace anche qualcos'altro, in questo canale abbiamo qualsiasi genere di contenuto, dalla commedia di alto livello. Su, vuoi sentire una battuta incredibile? Vai da sua maestà. Ok, su, allora, perché gli scheletri non possono entrare in chiesa? Non lo so, perché non hanno gli organi? È molto bella sua maestà, veramente incredibile. Me ne vuole dire un'altra? Sai cosa dice uno scheletro quando sta per perdere? No, ho ancora un osso nella manica. Mamma mia, sua maestà, sono assurdo, sto roteando da ridere. Allora ne dico un anch'io. Vai su. Sta sua maestà quell'albero ridotto peggio dopo un temporale. Non so, su. È l'acero. Su, ma è incredibile questa battuta. Grazie sua maestà che mi fa sempre questi complimenti nella mia grande terra. Ne dico un'altra. Vai su, incredibile. Qual è il colmo per un albero? Non lo so, su. Ammazzarsi di sé. Alla magia. Eccomi. Oh, io sono no, e c'è un'ombra, facciamo un mago, questo come oggi faremo un mio di sporizione. Oh, il magico, non mi questo il magico, oh magia, ogni sporizione. Oh. All'arte. Eccomi, mi presento, sono Jankowski, di arte molto professionale, siamo qui per mostrarvi un'opera incredibile, la capanna nel bosco oscuro, inquadra il bosco, vedete il bosco che è oscuro, bianco e nero, con un po' di pastello, vedete, molto bello, è anche firmato, non dal nostro Jankowski, ma è firmato, studiate perché l'arte è importante, anche se qui manca una cosa molto importante, l'arte, cioè un po' di film. No, neanche bevendo questo mi andrà giù quello che hanno appena fatto vedere, il meglio di questo canale. Penserai di iscriverti a questo canale? Ne sono veramente felice, ne valsa la pena tutto questo, sono veramente euforico. E quindi buona giornata, che il godo sia con te e ci vediamo presto allora. Oh, aspetta, dove vai? Ti è caduto questo, aspetta. Che il godo sia con te. Mi dispiace, che devi fare? Oggi è toccato a te. E per quanto riguarda voi, questa è l'ultima volta che lo faccio. Ottimo lavoro, cameraman o Joel, o come ti chiami, che non ti sei neanche presentato ai nostri iscritti futuri incredibili. Mannaggia! Sei pronta ad iscriverti, vero? Ma dov'è Sus? Sus, vieni! Eccolo, Sus! E salve a tutti! Sono sta, questo è pronto ad iscriversi, vero Krauski? Parole, ma com'è possibile non è iscritto? Questo è il canale del futuro. Scandaloso, vero? Il vostro Sus sa che adesso tu ti iscriverai al canale, altrimenti Udino, prendi le corde! Quell'elefante si mette sempre tanto a prendere pure un asso, mannaggia! Krauski, Sus, dov'è Udino? Sta prendendo il nastro, arriva. Udino, dovevi prendere delle corde, non un nastro qualsiasi. Noi siamo dei bravi ragazzi. Se non ci fate arrabbiare. Adesso ti prendo.